pare che ci sia stato quello che si chiama in gergo tecnico doping finanziario, qualcosa sulla quale la UEFA ha indagato e che però non è approdato forse a niente di particolare. Noi abbiamo, Umberto, la possibilità di parlarne con un tuo omonimo, ovvero il professor Umberto Lago, al telefono con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, il professor Umberto Lago all'epoca dei fatti era il presidente facente funzione della Camera Investigativa della UEFA, che quindi si è occupato del caso Paris e anche del caso Manchester City. Io ho fatto, Umberto Chiarello, le presentazioni del caso, a te chiaramente le domande. Professore, queste nuove rivelazioni di WikiLeaks sportiva, calcistica, denominata Football Leaks, la tocca in qualche modo, visto che lei ha fatto attività investigativa che non ha portato poi a sanzioni particolari per queste società? E pare che il presidente Infantino si sia molto speso per salvare queste due società. Ma allora, guardi, io quello che ha fatto il presidente Infantino oppure l'allora presidente Platini, francamente non lo so. Quello che dicono questi giornali, a mio avviso, è del tutto inesatto, perché intanto non si può parlare di mancata sanzione. Paris Saint-Germain ha avuto una sanzione pecuniaria di 20 milioni di euro, più altri 40 milioni di euro condizionati al raggiungimento dei risultati, mercato bloccato, riduzione della rosa a 21 giocatori, insomma, e lo stesso il Manchester City. E quindi, diciamo, parlare di mancata sanzione mi pare del tutto fuori luogo. E, vero è che è certo quindi che abbiamo provato. La sanzione c'è stata. È stata credo una delle sanzioni più pesanti nell'ambito dello sport professionistico. Non abbiamo mai più dato sanzioni di quel tipo lì ai club, diciamo, che abbiamo trovato in violazione della regola del break even successivamente. E certo, abbiamo riscontrato che c'erano dei ricavi iscritti a bilancio che noi ritenevamo non dovessero essere iscritti, la famosa sponsorizzazione, ma è proprio quello il motivo per cui abbiamo sanzionato il Paris Saint-Germain, così come altri club. Quindi voi avete certificato che esistesse il doping finanziario, quello che viene comunemente chiamato così. Ma il doping finanziario è proprio il motivo per cui è nato il Financial Fair Play, per bloccare i casi di doping finanziario, ma tutti i club che noi abbiamo, sui quali noi abbiamo investigato, più o meno avevano dei ricavi che non potevano essere considerati tali dal punto di vista del fair play finanziario, per cui abbiamo dovuto fare un'opera di analisi dei bilanci e di ripulitura di questi ricavi, poi entrando in una sorta di dialogo che a volte diventava anche un conflitto con gli stessi club, che volevano mantenere questi ricavi a bilancio mentre noi ritenevamo che non dovessero essere messi a bilancio. Questo è stato per esempio il caso del Paris Saint-Germain: i 200 milioni di euro di cui si parla di sponsorizzazione li abbiamo ritenuti non validi, ed è il motivo per cui abbiamo poi perseguito e sanzionato il Paris Saint-Germain. Ecco prof, c'è chi dice che una multa di 20 milioni a fronte di 200 milioni e passa di sponsorizzazioni gonfiate sia stato una sorta di ammorbidimento della linea precedentemente tenuta dalla UEFA con il suo predecessore, lo scozzese Quinn, che aveva voglia di punire in maniera più severa il Paris. Invece poi dopo c'è stato una sorta di accordo, anche perché si parla di riunioni segrete che ci sarebbero state tra i vertici della UEFA e il Paris, e insomma si è finito un po' tutto all'acqua di rose. È così? Ma guardi, io ripeto, di riunioni segrete francamente non so nulla, noi se c'erano non ne abbiamo mai saputo nulla. Allora, non c'è stata nessuna linea precedente a questo caso, perché questo è stato il primo caso che noi abbiamo analizzato. E il nostro collega Brian Quinn era l'unico ad avere una linea così intransigente, tant'è vero che si è dimesso perché tutto il resto della commissione aveva una linea invece più conciliante. Cioè, noi capivamo o comunque ritenevamo che fare un accordo col Paris Saint-Germain, ancorché un accordo che aveva degli elementi che non ci piacevano, fosse comunque meglio che entrare in una causa che avrebbe
anni, nella quale noi contestavamo al Paris Saint Germain determinate cose. Il Paris Saint Germain avrebbe risposto dicendo che quei ricavi erano perfettamente legittimi, e questo avrebbe poi indebolito tutto il movimento del fair play finanziario anche nei confronti dei successivi casi. Invece così alla fine, guarda, se guardiamo i risultati nel complesso, il fair play finanziario ha portato le perdite complessive dei club europei da 1 miliardo e 700 milioni nel 2010 a un utile di 600 milioni registrato nell'ultimo anno. Questo quando è stato introdotto il fair play finanziario. Il Manchester City è stato sanzionato, così come tanti altri club che abbiamo visto in questi anni. Adesso dire che no, sono stati favoriti, non è vero. Umberto, che cosa ne pensi? Non è vero da lei, dalla commissione, ma dalle inchieste giornalistiche in corso risulta che i vertici della UEFA si siano spesi in tal senso, Infantino, ma guardi, e precedentemente. Lei non è convinto, guardi, da queste inchieste? Non le quadrano? No, ma io, allora, diciamo che queste inchieste, per quanto mi guardano, cioè per gli argomenti che io conosco, secondo me illustrano quantomeno dei dati parziali, ok? E mettendo sul tavolo dei dati parziali si rischia poi di ingannare chi li legge. Quindi io, diciamo, delle riunioni segrete, se sono segrete, naturalmente non ne potevo essere a conoscenza, non so nulla. Però, cioè, dire che per esempio che sono stati uniti solo i club piccoli non è vero, perché nessun club, con l'eccezione della Dinamo Mosca, è stato escluso per una violazione del break even. A tutti i club, compreso il Trabzonspor, compresa il la Dinamo Mosca, con l'eccezione della Dinamo, sì, Mosca, a tutti i club è stato offerto un accordo transattivo. L'accordo transattivo deve essere un accordo, e pertanto possono esserci degli elementi che non ci piacciono, come di fatto è stato nel caso del Paris Saint-Germain, ma che comunque, se vogliamo fare l'accordo, bisogna firmare. Ecco, se no l'alternativa è non andare all'accordo, andare a litigare davanti al tribunale, cosa che, ripeto, si voleva però evitare. Però, professore, se l'obiettivo del Financial Fair Play, che dal 2010 è stato istituito, era quello di portare i bilanci delle società di calcio notoriamente disastrati a bilanci sani, lei ha citato delle cifre che sembrano aver fatto raggiungere risultato, ma se l'obiettivo, che secondo me era primario in assoluto, ancor più della salvaguardia generale dei bilanci, era quello di far giocare tutti con regole, con carte non truccate, al fine di salvaguardare la competizione, che è poi l'anima del calcio, che è quella che porta anche i soldi al calcio, perché fin quanto c'è una competizione sana e aperta a tutti, la gente si interessa e arrivano gli sponsor e arrivano i soldi. Quando invece si gioca a carte truccate, la competizione non è più sana e le conseguenze le pagano tutti. Io devo dire però che se vedo società che continuano a spendere 200 e passa milioni per comprare un calciatore e ne comprano 2-3 di questa natura pagando multe da 20 milioni, a me sembra che le carte continuino a essere truccate, mi perdoni. Sì, però adesso lei sta facendo un po' di confusione, mi perdoni, perché è vero che il Paris Saint-Germain, così come molti altri club, si può dire hanno giocato con carte truccate, ma proprio per questo motivo, come dicevo prima, sono stati puniti. Ora, che adesso abbiano comprato Mbappé, abbiano comprato Neymar, questo è avvenuto in un periodo successivo. Tant'è vero che sono di nuovo sotto analisi della UEFA per questi ultimi Io questo fa. Sto dicendo, quindi non faccio affatto confusione. Voi avete dato una sanzione che era blanda. Questi hanno continuato imperterriti a fare le stesse cose, ora avranno un'altra sanzione blanda, perché se Infantino li protegge, mi scusi, lo dicono le inchieste, è evidente che questi hanno nel conto anche le sanzioni, ma continuano a truccare le carte, se no non si possono permettere certe cifre. Prego, professore. La sanzione che lei dice blanda, ripeto, non è stata data poi a nessun altro club, se non al Manchester City, che aveva appunto ho capito, ma lei mi insegna che se la dai all'Ascoli
se la dai all'Ascoli lo fai fallire, se G è come togliere 10.000 euro a una squadra di serie B, va proporzionata la sanzione anche alla ricchezza del club. No, scusi, la sanzione va proporzionata alla violazione, non va proporzionata, se no è come dire, se uno che ha la Mercedes e passa i limiti di velocità gli do una multa di 500 euro, invece se hai l'appunto te la do di 50 euro, non funziona così. No, non è questo il problema. Il problema non è questo, professore. Non è questo. Il problema è che in questo modo non si impedisce alle società di aggirare le regole utilizzando fondi impropri come sponsorizzazioni e continuano a drogare il mercato del calcio portando la cifra spropositate, perché da Neymar in poi è cambiato completamente il mercato. Ma guarda, ma non è cambiato per quello il mercato è cambiato perché si è globalizzato il mondo del calcio. In Cina pagano di più di quanto paghi il Paris Saint Germain, non è quello che ha fatto cambiare il mercato. E poi la punizione che è stata data, Umberto, lasciamo un attimo rispondere. Sì, prego, prego professore. La punizione che è stata data a Paris Saint Germain riguardava i tre anni precedenti, il 2014, quindi 2013, 2012, 2011. Quello che è stato fatto poi per tre anni, il Paris Saint Germain, se lei guarda i tre anni di accordo con la UEFA, non ha comprato, non ha fatto grandi acquisti. Tanto accordo è finito, perché l'accordo finisce nel momento in cui tu torni a essere virtuoso, i tuoi bilanci tornano in regola. Il Paris Saint Germain è tornato a spendere. Ora, se queste spese siano legittime o non legittime, intanto il Paris Saint Germain è arrivato a un fatturato di 500 milioni di euro. Se queste spese siano legittime o illegittime, lo sta appurando nuovamente adesso la UEFA. No, ecco, non facciamo i processi già perché uno compra i giocatori. Ci sono club che fatturano 500-600 milioni di euro che possono permettersi queste spese. Ecco, professore, io mi permetto di chiederle, ma dal suo punto di vista, il calcio così come è oggi, visto quello che può fare il Paris, visto quello che possono fare altre società, è uno sport che avrebbe bisogno, anche alla luce della sua esperienza in seno alla UEFA, lei ha indagato su questi club, ha bisogno di una rivisitazione profonda? Perché ad oggi probabilmente il Napoli, se batte il Paris domani, noi dovremmo scriverci dei libri per quello che rappresenta il Paris oggi. Intanto forza Napoli per domani. Comunque ho un figlio che ti fa Napoli. Bene, per cui. Bene, sì. E allora no, sottoscriviamo. No, allora è chiaro che il calcio sta cambiando pelle, nel senso che i grandi club, ma lo vediamo anche in Italia con la Juventus che ormai è di un altro pianeta, esatto. I grandi club diventano club globali, hanno tifosi in tutto il mondo e questa, diciamo, globalizzazione fa aumentare molto più rapidamente i ricavi di quanto non facciano i club invece che hanno delle radici più circoscritte, più territoriali. Quindi secondo me la divaricazione tra i mega club tipo la Juve, tipo il Real, il Manchester United eccetera, purtroppo è nei fatti. Che poi il governo, e quindi del calcio, professore, è giusto che faccia una lega per fatti loro? È giusto a questo punto che si faccia una lega per fatti loro? Perché la tendenza loro è quella. Se lei me lo chiede dal punto di vista puramente economico di business, sarebbe giusto. Dal punto di vista sportivo, naturalmente mi dispiacerebbe, ovviamente. Però mi sembra questa la quadra definitiva. Bene, professore, Umberto, non so se hai un'ultimissima domanda o possiamo salutare il professore. No, ma ha risposto perfettamente, quello che credo anch'io. Cioè, da un punto di vista del business non ha più senso che dei campionati nazionali siano così noiosi e dominati da squadre che hanno bilanci che sono il doppio e il triplo degli altri. Da un punto di vista morale, però, vedere un campionato senza la Juve, senza il Barcellona, senza il Real Madrid, non ha senso comune per chi ama lo sport. E allora bisognerebbe... Quindi siamo arrivati a un punto di non ritorno, è un punto di non ritorno. C'era un modo per evitare tutto ciò, mettere dei paletti molto stringenti e far giocare tutti con le stesse regole. Esatto. Un salary cap a livello europeo. Infatti. Ma guardi, non basta neanche questo, perché se il salary cap è una persona... No, non riusciamo proprio a sentire il prof. Proviamo un attimino a ripristinare. Prof, ci sente? Prof? Ecco, se può ripetere perché l'abbiamo persa per un attimo. No, dico anche il salary cap. No,
non riusciamo a sentirlo, dai, non è inutile tirare un collegamento. Che importante. No, proviamo a ripristinarlo un attimo, dai, vediamo se con l'ausilio di Roberto Maravolo ce la facciamo. Anche perché, Umberto, la tanta, come dire, sbandierata NBA, il salary cap e regole uguali per tutti, ce l'ha. Cioè, se il modello è quello, appunto, amici miei, guardate che là ci sono delle regole precise per tutti, che tutti devono rispettare, pena l'esclusione della franchigia. Però attenzione, e questo non significa che non ci siano i cicli di squadre vincenti. Esatto. Quindi i Warriors rispettano le regole, ma i Golden State Warriors continuano a essere una squadra che scrive la storia, come la scrissero i Boston Celtics di Michael Jordan, e così come l'hanno scritta i Chicago Bulls di Jordan, così come i Boston Celtics all'epoca, così come precedentemente i Lakers, cioè le grandi squadre e le grandi epopee esistono anche quando ci sono regole ferree condivise, però lì c'hanno il draft, lì c'hanno il salary cap, hanno regole ferree. Almeno c'è la speranza che possa vincere un anno Milwaukee o un anno vince Dallas, come ha vinto in Europa. Vincono sempre le stesse, sempre, esatto, le stesse. Allora abbiamo ripristinato il collegamento con il unico. Sì. No, beh, dobbiamo chiudere. Abbiamo ripristinato il collegamento con il professor Umberto Lago. Professore, adesso ci sente? Il discorso del salary cap, bene, che diceva, professore? Ecco, sì. Non basta, dicevo, solo il salary cap. Ma no, perché per esempio poi ha detto lo sport americano, ma lo sport americano è completamente, no, sono molto importante che non ci sono, ma vengono attribuite solo a quelle città che hanno un certo numero di tifosi, quindi non potreste mai vedere l'Empoli, potrebbe esserci, ci sarebbero solo le grandi città, stato bacino. Allora, le città sono più o meno simili tra di loro, i ricavi sono più o meno simili, quindi il salary cap, che è una funzione chiaro, sì, è chiaro, che di comprare gli stessi giocatori da noi, come si fa a mettere assieme la Juventus che fatturerà 100 milioni di euro, l'Empoli e il Frosinone, fattura, non lo so, esatto, professore, tutto chiarissimo, non ho senso. Perfetto, la ringraziamo, grazie.